Salve a tutti ragazzi, sono io, Invader22, per questo nuovissimo let's play di... cioè, perché noi siamo parte del let's play di Banjo-2. Allora... vediamo un po'. Niente più note. Allora, entriamo. E ora da Mambo. Benvenuti di nuovo, ragazzi, da me. Dopo sì, dai. Sì. Scusa, ma mi sono tutto il possibile, dai. Entro. Yuhu! Allora, adesso so già dove devo dirigermi. Qua. Dentro da Omba Womba non possiamo. Perché? Perché come voi sapete Omba Womba e Mambo sono due grandi rivali. Allora, essendo due migliori maghi, spero che funzionerà. Levitazione. Vicino alla stazione del treno. Spero che questo funzionerà. Comunque mi sono appena ricordato ragazzi che nella parte precedente mi sono dimenticato di un masso da spaccare con la trasformazione di quando eravamo trasformati in cosa, quindi dovrò ritornare da Omba per ritrasformarmi di nuovo. Vabbè, comunque Mambo, sono sicuro che queste due sono le ultime cose, quindi dopo aver fatto questo treno e quell'altra roccia abbiamo finito con lui e non ci serve più. Mi dispiace Mambo, ma ora puoi anche riposare. Qua, ecco qua, sto cercando, aspetta, sto cercando l'Onic Combo Watoker. Ora Mambo puoi semplicemente tornare nella tua bella casa a forma di teschio. Banjo e Kazooie dobbiamo fare un bel po' di cose adesso. E già, come prima cosa ritorniamo appunto da Omba Womba, che noi, che se non lo fossi ricordato. Quindi torniamo a trasformarci di nuovo subito. Ecco. No! Porco cane, volevo usare Piper. Ma uff, quasi mi... che cavolo, si suicida? Volevo semplicemente trasportarla qua. Praticamente vicino all'inizio del mondo, poi si va a sinistra. Yeah.
acqua. Allora adesso ci sono altre note qua. Sì, sono trappolato in questa specie di tunnel bloccato, aiutatemi. Ecco, era qua. Adesso finalmente abbiamo finito. Adesso si sta spostando. Chiedo come cavolo fa a spostarsi la scatola. Non so. Vabbè, è tipo una specie di astronave, ci credo. Però dall'altra parte è chiuso il cancello, quindi non possiamo farci niente. Però aiuto! Penso, non sono sicuro, ma penso che abbiamo preso tutte le note. Qui c'è Canary Mary. Ma sì, potevo anche non farlo, onestamente, perché tanto... E vabbè. Dai, dentro. Ecco. Ora... qua. Ok. Ah, guardate che c'è Jar Jar. Back bayonet. Possiamo usare Kazooie come baionetta e usare B per dare un colpo con la testa. In pratica, ecco, facciamo così per andare più veloce. Cioè, non è quello. Comunque, ecco. Avete imparato? Allora, attacco sì e su, scuro. Bene, allora magari potete aiutare lì. Ok, va bene, dai. Vabbè. Sono delle mine dentro, dobbiamo distruggere. No, non possiamo sparare, sennò esploderebbero. Dovremmo solo disattivarle con il colpo. Stordirle. Detonarle. Con il colpo che abbiamo appena imparato. Ok. C'avevamo il tempo, penso. No, non c'è il tempo. Ok, sì. Vaffanculo. Sotto. Gran mostro. No, qua sono già venuti. Qua. Porco cane! Ecco,
non riuscivo a toccare. E ne mancano 4. Qua ce n'è una. 3. Una lì. Penso che siano su di sopra le due che mancano. Ecco, una forse qua. No, non c'è. Cosa che l'ho già fatta? Qua. Ok, qua ce n'è una, però dov'è l'altra? Manca una, manca una. No, secondo me è giù. No, è tipo qua magari. No, sono già venuti qua, porco cane, dov'è? Dov'è? Non è di là. Dov'è? Eccola! Che culo! Mancavano 8 secondi. Obbligati te. E l'altra ricompensa, beh. Questo dottore, questa specie di coso. Potete averlo, vai. Dai. Ah, che rischio, mancano 8 secondi. 8 secondi mancano. Adesso per uscire? Come facciamo a uscire? Prima di tutto dobbiamo salire. Poi andare qua. Poi era di là, se non erro. Ok, ci siamo, vai. Siamo fuori. Sì. Bene. Questo di paso? C'è un cinghi. Guardate chi c'è. Ehi, ciao Canary Mary. Perché sei qui in giro? Guarda, mi è ancora qui in giro. Oh, le mie ali sono un po' ringrazzite. Devo fare un po' di potete aiutarmi a fare un po' di allenarmi un po'. Ma avevo visto prima che questo che il carro era rotto. Lo era, ma l'ho fissato un po', adesso è a posto. Oh, sei un po' più... Poi prova. Proviamo a fare una gara, vai. Sembra molto divertente. Che dobbiamo fare? Dobbiamo semplicemente schiacciare sulla A. Su A, ripetutamente. Forza. Pronti? 3, 2, 1. Go, via. Scusate, ma questo odio i giochi dove bisogna premere ripetutamente A, perché è una fatica che non vi dico. Soprattutto con questo gioco, soprattutto. Un gigio! C'era un gigio! L'abbiamo fatta!
Sono stanco, però purtroppo devo non farlo ancora, Penso che ti abbia battuto. Mary. Bene. Allora potete avere questa cosa scintillante che ho trovato prima che fosse, prima che mi chiudessero ancora la gabbia. È una Jiggy. Non ricordo cos'è. Comunque l'ho tenuto sotto la mia ala. Non siamo più sicuri che lo vogliamo in questo caso. Eh sì, Jiggy. Questa era una bella gara. Sicuro che lo era. Le mie ali stanno sentendo cominciarsi un po' meglio. C'è una gara per ritorno. Saltate sul carro e vediamo se riuscite a battermi ancora. Ok. Allora ritentiamo il ritorno. Stavolta cerchiamo di farcela. Eccolo lì in quel ginocchio. Cavolo, ci sta le calcagne. Quasi il finale, vai. Ce l'abbiamo fatta. No, due animali. Può darsi che vi piacerà questo pezzo di che l'ho tenuto sotto. No, non voglio sapere dove è stato. Penso di aver speso abbastanza tempo in questa triste scura miniera. Mi dispiace ragazzi, ora me ne vado e chissà che magari ci incontreremo un'altra volta. Adesso non so più dove andare. Ah già, andiamo a prendere il gingio, va? Peccato che non l'ho preso mentre ero sopra i binari. No, volevo fare un tetasporto, ma niente, vado da piedi tanto. Anzi, che così quasi forse ci metto di meno a piedi. Tetasporto, tanto faccio così. Eccolo qua, lo sento fischiare. Dov'è? Eccolo! Uno sui tre di gingio gialli. Ed ora? Sì, so dove devo andare. Di qua. Sono già venuti quando eravamo trasformati in una specie di cosa. Andiamo qua. Dobbiamo andare giù perché sopra c'è il coso per attivare la luce. Ma in fondo vi dico che non ci servirà molto quel pulsante della luce. Perché? Perché faccio così. Nel senso che le uova di fuoco fanno già abbastanza luce, quindi non serve molto, secondo me.
Non rischia di cadere. Attenzione. Vabbè, eccoci qua. Questo Gigi. 16. Siamo. Andiamo. Non ci vedo più. Ok. Eccoci fuori. Abbiamo rischiato di cadere, però vabbè. Vediamo questo come. Vabbè. Andiamo qua. Serve a fare anche ancora luce. Tutte zone buie dove dobbiamo far luce. Ok, va bene. Questo che c'è per l'altro. Questo fa luce verde. Questo fa luce bianca. Una luce diversa. Ah, quello lì qua c'è. C'è così. Fa luce gialla. Ok. Porco zio, che rischio. Peso Gigi. Stanno scendendo dalla scala al contrario. No, andiamo di qua nel giallo. E... siamo quasi. Questa zona qua. E per ora, ragazzi, vi saluto però qua, perché vabbè, ci vediamo nella prossima parte. Sono già 23 minuti qualcosa. Grazie per avermi seguito, ragazzi, ci vediamo nella prossima parte. Ciao a tutti.